Alpeggio Balmaveren, quota 2037, alta valle di Ren, ai limiti del parco del Gran Paradiso. La famiglia Parisé, che d'inverno vive giù a Saint-Pierre, passa qui l'estate. Léo Parisé, 12 anni, prima media. Gina Parisé, nata via Ren, conduttrice dell'alpeggio. Silvio Parisé, capofamiglia, in questo momento fuori con le bestie. Il latte in estate serve per il formaggio. D'inverno si vende in latteria. Leo, un uomo grande, non fosse che per la durezza con la quale ci accoglie, preoccupato del lavoro da fare prima di sé. Immagine pertinente della difficoltà di vivere su questa terra. Il padre, Silvio Parisé, è capofamiglia. È qui solo in permesso perché lavora come operaio alla Colle. Per questo è la moglie a condurre l'alpeggio. L'azienda rende giusto quanto basta, ma ad una condizione, che non ci sia nessuno a prendere un salario. È per questo che Leo, invece di fare vacanza, sgobba come un uomo. Il parco, con questa vita così dura e avara, la vita dei montanari, non c'entra, anche se è lì a due passi. Qui i problemi sono quelli della montagna di sempre. Tanto lavoro e pochi soldi. Alpeggio Tumel, ancora ai margini del parco. Si fa la fontina, il miglior formaggio della valle. Alla mattina, appena abbeverate, le bestie se ne vanno per la montagna, al pascolo. Questo è il conduttore, Mario Banar, valdostano di Saint-Pierre. Sei valdostano? Sì. Ah, ma sei prestato a Rem San Giorgio o abitato? Di Rem, abito a Saint-Pierre adesso. Quante bestie c'ha qui? Qui 112 adesso. 112? 112 capi. 112? Sì. L'attività così è un'attività che rende abbastanza? Ma sempre di meno. Qual è il problema principale per condurre? Personale. Personale adatto. Quanto lo impegna un pastore lei? Circa 100 giorni. 100 giorni. Sì. Mi può dire mediamente cosa pigliano mediamente l'un per l'altro? No? Mediamente 5, 6, 7 milioni, 600 giorni. 600 giorni. Sì. Le faccio un'altra domanda. Lei conosce il Parco Nazionale del Gran Paradiso? Sì. Ecco, come considera l'esistenza del parco? Utile per la popolazione locale o no? Tiene conto, sì, trovo una bella cosa, trovo una cosa interessante il parco. Lei non, i suoi interessi non contrastano con quelli no. del parco? Ma mai contrastato e non contrastano. Dunque, ed è quello che volevamo sapere, non esiste in generale contrasto di interessi tra i valligiani e il parco, con tutti i suoi vincoli e i limiti imposti dalla legge a protezione degli animali e delle piante.
alpeggio e turismo, le uniche fonti di guadagno di questa zona. Ma non possono bastare. Così, quando arriva l'autunno e le bestie sono scese a valle e gli ospiti se ne sono tornati in città, la montagna si chiude nel cerchio di un'angoscia antica come la sua storia, che per gli uomini è storia testarda di volontà e di sacrifici, di solitudine e di fatica. Per il parco, invece, questa è la stagione più bella. Finalmente soli, liberi, indisturbati, forti per il pascolo ricco dell'estate, gli animali vivono la meravigliosa stagione degli amori. Agosto del 61, 1961. E allora andavo in servizio verso il collegio. Questo signore si chiama Giacomo Guglielmetti, ha 68 anni e ha servito per più di 30 come guardia del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Le sue storie
ascoltate per la centesima volta dalla moglie Domenica ai Monino come se fosse la prima volta, bastano per un intero inverno davanti al camino. Siamo messi a fare uno spontino, li abbiamo mangiato. Adesso al suo posto c'è suo figlio, quello nella foto, vicino ad un maestoso esemplare di stambecco. Visto uscire un uomo con una mantella a spalle, e sotto la mantella del fucile. A un certo punto si è avvicinato ai camosci, era un branco di camosci, e visto che ha lasciato andare la donna. Ha lasciato andare la mantella e tira fuori il fucile e Zach si è puntato lì ai camosci. Ma si vede che l'hanno sentito o che sono spariti. Allora tentava di seguirli, no? Noi abbiamo visto, abbiamo lasciato tutto lì, mangiare, tutto come era ieri, abbiamo preso giù di sotto, abbiamo fatto il giro dietro il crestone e giù l'abbiamo avvicinato, insomma noi siamo spostati a 100 metri da uno all'altro e l'abbiamo circondato e lì è uscito fuori da un mio amico, no? È sbucato lì a faccia, no? Questo qui si è trovato lì, punta il fucile e l'altro anche punta il fucile, i due hanno sparato tutti e due. Tanto la guardia come il bracconiere e il colpo non è partito. Poi ho fatto ciac. E io una cinquantina di metri più in giù, visto questo, sono gridato, Madonna lo ammazza. E allora sparo un colpo per aria. Sparo un colpo per aria perché qui ha sentito un colpo dietro lui, ha fatto un volo giù da una roccia e poi è sparito giù. E io ancora ho fatto quattro salti dietro. Poi? Ho camminato un bel pezzo dietro e poi si è di nuovo rivoltato, io mi sono di nuovo messo giù e lì ho puntato di nuovo anche io il fucile e ho tirato il greto, non ho più potuto tirare fuori il bossolo e prova e niente da fare, torno indietro, vado su dal compagno, io lì che aveva già sparato prima e poi preso il suo tiratore, poi tirato fuori anche la sua. E la sua, vedete, che aveva battuto e è andato bene. Altrimenti potevano essere morti uno o l'altro. Fino a qualche anno fa, e cioè fino a quando è rimasto in servizio, abitava con la famiglia nella frazione del Fragno, sopra Noasca, in Valle dell'Orco, sul versante piemontese del parco. 1500 metri di altitudine, un'ora in discesa e due in salita, e sempre mezzo quintale sulle spalle, visto che a Noasca bisognava andarci per comprare pane e farina, sale e quanto serviva per vivere. Negli ultimi anni, quando i figli, come tutti i figli del mondo, se ne furono andati, al Fragno erano rimasti solo loro due, lui e Domenica. Senza radio, la televisione nemmeno esisteva, per interi mesi tagliati fuori dal mondo da un muro di neve. Ma devono essere stati bene, nonostante tutto, visto che ancora adesso ci ritornano appena arriva l'estate. In autunno la prima ad andarsene è lei, mentre lui resta ancora un poco a spiare qualche camoscio troppo preso d'amore, pronto per la doppietta di un bracconiere. O per studiarsi le peste degli animali del parco che vengono di notte a scorrazzare nel suo orto. Poi, prima che la strada si chiuda, si decide anche lui. Un'ultima precauzione perché gli stambecchi non si mangino le rose. Ce ne sono tante nel parco, di frazioni come questa. Tutto in ordine. La strada, il fontanile, le case. Tutto in ordine. E tutto abbandonato. Con ogni probabilità, anche il Fragno resterà vuoto. Peccato.
Cosa avrà visto l'Aquila Reale? La tentazione di salire a vedere un nuovo atto del dramma sempre uguale e diverso della montagna deve essere forte. Lassù il cerchio si chiude, il dramma si compie. Una marmotta, o un piccolo di stambecco, o un vecchio maschio troppo stanco per continuare col branco. Facile preda per il rapace, senza crudeltà, senza volontà del male. La natura qui ha le sue leggi, e la lotta quotidiana con l'eliminazione del più debole da parte del più forte ha, come ultimo traguardo, l'equilibrio ecologico e la continuità delle specie. L'anziano guardiano lo sa. La stagione degli amori è breve come l'autunno. L'ultimo ciuffo di olina, l'erba dei pascoli estremi, scompare sotto la neve. Il ritmo torna quello di sempre. Sopravvivere, giorno dopo giorno. Poi l'enormità della neve conduce uomini e animali al lungo letargo d'inverno. Ad Artal, frazione di Rem Notre Dame a 1649 metri di quota, nonostante tutto c'è una casa abitata. Giorgio Choisin ha 86 anni. Sua moglie, Rosalia, ne ha 80. Hanno un figlio, René, che fa il guardiacaccia per una riserva privata, ai margini del parco. Quando i due vecchi se ne saranno andati, anche Artal sarà un paese abbandonato. Questa casa resterà vuota. Nessuno darà più il becchime alle galline. Nessuno distribuirà il fieno nelle mangiatoie.
René vorrebbe sposarsi, ma è difficile immaginare che una donna voglia venire a vivere quassù. Il problema più grave per la valle come per tutta la montagna è proprio questo, lo spopolamento. Don Romano Macchignà, parroco di Saint-Nicolas, che celebra Rem Notre-Dame due volte alla settimana, un vecchio partigiano, il prete bandito, come lo chiamavano le SS tedesche che gli davano la caccia, ce ne parla. Lo spopolamento di questi villaggi alpini, dalla valle di Rem, non è un problema di oggi, ma un problema oramai che dura da molto tempo. Bisogna pensare che all'inizio del secolo scorso c'era ancora una popolazione residente nelle due parocchie di Rem Saint-Georges e di Rem Notre-Dame di circa 1750 abitanti, nel senso che qui tra le due parocchie, la parrocchia di Rem Saint-Georges, il cui centro si trova a 1230 metri, e la parrocchia di Rem Notre-Dame a 1725 metri, all'inizio dell'altro secolo contavano ancora 1750 abitanti. In tutti questi anni, progressivamente, lo spopolamento è avvenuto, direi anno per anno, ogni anno si contavano da 10 a 20 persone che scendevano la valle portandosi verso Villeneuve, verso Saint-Pierre, o ad Aosta. Oggi come oggi siamo ridotti a delle cifre molto basse. La popolazione di Rem Saint-Georges si aggira sulle 150 persone e la popolazione di Rem Notre-Dame 93-95 persone. Però durante l'inverno siamo ridotti a 32 unità, contando la popolazione del capoluogo e la popolazione delle frazioni. Le frazioni alte non sono più abitate, sono invece abitate le frazioni, alcune frazioni basse, tra cui Chanavei e la piccola frazione di Artal, dove sono rimaste tre persone. Possiamo dire che nel momento in cui sono arrivate le strade carrozzabili, il problema dello spopolamento si è accelerato. Avendo avuto la facilità di scendere verso il basso, sono scesi e non sono più risaliti. Eppure anche d'inverno è così bella questa valle. Bella, ma non basta a sopravvivere. Al peggio, un po' di turismo d'estate, qualche centinaio di sciatori d'inverno il sabato e la domenica. Per questo se ne sono andati in tanti. Tutti, salvo chi aveva un lavoro, e sicuro. O chi amava troppo questi luoghi. Come René, il figlio dei due Choisins, o Luigi Reyer, che è sposato e fa il guardiacaccia con il suo cane Zoff. Tocca a lui, anche, raccogliere le informazioni meteorologiche. Ecco dunque, come nel vecchio gioco dei bambini, paradiso, inferno, anche per la gente di quassù la vita è un continuo alternarsi di paradiso e inferno. Per chi resta e per chi se ne va. Luigi, mi dicono che lei è una delle 30 persone che vivono qui a Rem Notre-Dame tutto l'anno. Cos'è che lei fa qui? Faccio il guardiacaccia. Il mattino, prima di partire per il mio servizio, mando giù in regione la temperatura della dell'aria, la temperatura della neve, la quantità che cade nelle 24 ore, e direzione del vento, l'intensità. Se lei potesse, se ne andrebbe? No. Quindi lei sarebbe uno di quelli che spera che questi villaggi ritornino a vivere come una volta? Sì.
E lo crede possibile? Ma questo non lo so.